V-Trend. Sì, certo, da parte delle persone, dei cittadini, c'è proprio una voglia rinnovata di parlare con l'amministrazione comunale e naturalmente anche con i candidati sindaco e con la loro squadra. C'è questa voglia perché, come dire, il rapporto personale è sempre migliore rispetto a un rapporto filtrato dall'istituzione, filtrato dal palazzo comunale. Bisogna ritornare a incontrare i cittadini nelle piazze, bisogna ritornare a incontrare i cittadini nelle case, nei luoghi dell'associazione, come stasera, come può essere presso un'altra qualsiasi associazione del territorio. Questo è quello che stiamo capendo in questi giorni. Il rapporto viso a viso con le persone è quello che va recuperato, è quello che va implementato, è veramente un rapporto fondamentale. Sì, quando siamo impegnati in un lavoro continuo, in un lavoro quotidiano per risolvere problemi grandi come possono essere stati quelli relativi alle scuole, alle fognature, ad altre problematiche importanti, le raccolte differenziate, l'urbanistica, poi si perde un po' il contatto con le persone, il contatto con i problemi più comuni, con i problemi più spiccioli, e allora va recuperato in queste occasioni, e questi momenti di ascolto sono quelli che possono portare veramente a ritrovare un collegamento diretto con le persone e a farci dare delle indicazioni forti riguardo alla stesura del programma, delle indicazioni che noi vogliamo recepire. Diciamo che su Calcinaia siamo potuti andare esercizio per esercizio. Su Fornacette è una cosa che faremo nella prossima settimana. Per adesso abbiamo avuto un incontro collettivo con l'associazione di Fornacette, dei commercianti ad esempio, e come dire, le problematiche sono venute fuori lo stesso, però confidiamo che andando esercizio per esercizio ci sarà un rapporto talmente più più tranquillo, più diretto, più senza filtri, che verranno fuori veramente i problemi di ciascuno, e questi ci interessano appunto per poi metterli insieme, fare un compendio e trovare una quadratura da inserire nel programma. Un tempo queste interviste, questo modo di approcciarsi per la comunicazione non esisteva. Voi candidati come vi trovate in questo ambiente? Da principio sono interviste che danno un pochino d'ansia. Piano piano invece capiamo che sono un modo per comunicare le vere intenzioni, le reali intenzioni della nostra parte, della nostra lista, cioè quelle che vanno dalla parte dei cittadini, quelle che dicono: noi siamo una lista che ha governato per i cittadini, mai per interessi particolari, vogliamo continuare a farlo, vogliamo continuare a stare dalla vostra parte.